Come abbiamo visto, gli elementi di uno spazio vettoriale in generale sono degli oggetti molto variati. Certo, possono essere i classici vettori nel piano, i vettori geometrici, quindi rappresentati da segmenti orientati, nel caso di R2. Ma un altro esempio di vettori è dato dalle matrici. Sappiamo che le matrici si possono sommare fra di loro, si possono moltiplicare per degli scalari e quindi formano uno spazio vettoriale. I polinomi sono un altro esempio di vettori. I polinomi si possono sommare fra di loro, moltiplicare per degli scalari. Più in generale le funzioni. Immaginate di avere funzioni reali, di una variabile reale, le funzioni si possono naturalmente sommare fra di loro e moltiplicare per dei numeri. Quindi, tutti questi sono oggetti che vanno sotto il nome di vettore, ma sono oggetti molto diversi, perché un segmento orientato nel piano, un vettore di R2, non è certamente la stessa cosa che un polinomio e non è certamente la stessa cosa che una matrice. Una struttura di tipo metrico in uno spazio vettoriale permette di misurare distanze, quindi proprietà di tipo metrico. Misura di distanze, misura di angoli e di conseguenza misura di aree, misura di volumi. Questo tipo di struttura non è naturalmente presente in uno spazio vettoriale, semplicemente perché non ha molto senso in generale chiedersi, ad esempio, qual è l'angolo formato da due vettori. Immaginate che i due vettori siano due polinomi. Che senso ha? Cos'è l'angolo formato da due polinomi? Detto così non ha nessun senso. Quindi capite, una struttura di tipo metrico non è naturalmente presente, non fa parte della definizione di spazio vettoriale, è qualcosa che bisogna aggiungere a posteriori. Come vedremo, come cercherò di spiegarvi, questa struttura di tipo metrico che permetterà di misurare distanze, angoli e di conseguenza calcolare aree, volumi, eccetera, viene codificata in questo prodotto scalare. Allora partiremo dagli esempi familiari, vettori geometrici nel piano, quindi come spazio vettoriale prendiamo R2, oppure anche nello spazio, vettori in R3, perché questi sono esempi che sono più familiari, sia perché provengono dalla geometria classica, sia perché li avete già incontrati nel corso di fisica. E poi passeremo a generalizzare questo concetto di prodotto scalare al caso di spazi vettoriali di dimensione qualunque, di dimensione finita n, ad esempio. Partiamo dal caso del piano. Come spazio vettoriale prendo R2. Beh, noi sappiamo che in R2 un vettore è costituito da una coppia di numeri, due numeri reali che chiamo A e B. Però questo vettore ha una chiara interpretazione geometrica. Questo può essere identificato con un segmento orientato che ha un vertice, uno dei punti è nell'origine e l'altro punto, l'estremità della freccia, per così dire, è il punto nel piano di coordinate A e B. A questo punto, qui siamo nel piano dove vale la geometria euclidea classica e quindi noi sappiamo calcolare la lunghezza del segmento che rappresenta il vettore B. Se notate la figura, risulta determinato un triangolo rettangolo. I due cateti sono esattamente le componenti, o meglio, il valore assoluto delle componenti del vettore, quindi A e B. E allora, dal teorema di Pitagora, sapete che la lunghezza del segmento che rappresenta il vettore B è data dalla radice quadrata della somma dei quadrati delle misure dei due cateti. In questo caso la radice quadrata di A alla seconda più B alla seconda. Questo è quello che in fisica probabilmente avete chiamato il modulo del vettore V e probabilmente lo avete indicato col vettore V racchiuso fra due sbarrette verticali. In matematica di solito si preferisce usare questo simbolo, quindi il vettore V racchiuso fra delle doppie sbarrette verticali, che
e usare un nome un po' diverso. Invece di chiamarlo modulo, si chiama norma del vettore B, semplicemente perché il simbolo delle due sbarrette verticali viene usato di solito per indicare il modulo, cioè il valore assoluto di un numero. È chiaro che non si dovrebbe fare confusione, perché se quello che era chiuso fra le due sbarrette è un vettore, è chiaro che non si sta parlando del valore assoluto, nel senso del valore assoluto di un numero. Ma al fine di evitare possibili confusioni, si preferisce usare un simbolo leggermente diverso. Quindi io userò queste singole sbarrette verticali quando si tratta di indicare il valore assoluto di un numero, il modulo, di un numero reale, di un numero complesso, ad esempio. Quando invece si parla di vettori, userò quest'altro simbolo, le doppie sbarrette verticali. Di conseguenza anche i nomi saranno un po' diversi. Io lo chiamerò norma, ma è esattamente la stessa cosa del modulo di V, cioè insomma è la lunghezza del segmento orientato che rappresenta il vettore. Se invece di considerare vettori nel piano, considerate vettori nello spazio tridimensionale, che cosa succede? Qui ho cercato di rappresentare la situazione in questa figura. Avete un segmento orientato V che rappresenta il vettore di coordinate A, B e C, quindi le tre componenti sono A lungo l'asse X, B lungo l'asse Y e C lungo l'asse Z. Notate che sul piano orizzontale, sul piano XY, si viene a formare un triangolo che ho indicato con O, R, P. E questo triangolo è rettangolo, cioè un angolo retto in R. E quindi, applicando il teorema di Pitagora nel piano in questione, nel piano orizzontale, voi potete dire che la lunghezza del segmento OP elevato al quadrato, quindi il quadrato di OP, è uguale ad A alla seconda più B alla seconda. E poi considerate il triangolo OPQ. Anche questo è un triangolo rettangolo perché l'angolo in P è un angolo retto, anche se in figura non si vede perché è disegnata un po' in prospettiva, per così dire. E quindi, essendo anche OPQ un triangolo rettangolo, applicate una seconda volta il teorema di Pitagora che vi dice che la lunghezza del segmento OQ elevato alla seconda, quindi OQ al quadrato, è uguale a OP al quadrato più PQ al quadrato, ma OP al quadrato lo avete calcolato qui sopra e quindi trovate A alla seconda più B alla seconda e poi c'è PQ alla seconda, ma PQ è esattamente C, o meglio il valore assoluto di C, ma poi elevate alla seconda e quindi trovate A quadro più B quadro più C quadro. In altre parole, la lunghezza del segmento che rappresenta il vettore V, quella che io ho chiamato la norma di V, è uguale anche in questo caso alla radice quadrata della somma dei quadrati delle componenti del vettore, esattamente come nel piano. L'unica differenza è che nel piano le componenti erano due, e quindi trovo radice quadrata di A alla seconda più B alla seconda. Nello spazio le componenti sono tre, ma la formula è del tutto analoga. Trovate radice quadrata di A quadro più B quadro più C quadro. Questo ci spiega un po' come si fa a calcolare la lunghezza di un vettore, o meglio, la lunghezza del segmento che rappresenta un vettore, almeno nel caso di dimensione 2 o 3, nel caso di R2 o R3. Usando la lunghezza di un vettore, quella che abbiamo chiamato la norma di un vettore, si può definire, come avete fatto nel corso di fisica, il prodotto scalare di due vettori. La definizione, se vi ricordate, è questa. Prendiamo due vettori V e W, che possono essere vettori in R2, vettori nel piano, o anche vettori nello spazio tridimensionale. Il prodotto scalare, che si indica con questo puntino, è definito come il prodotto delle norme dei due vettori, quindi il prodotto delle lunghezze dei due vettori, che abbiamo appena visto come si calcola usando il teorema di Pitagora, per il coseno dell'angolo alfa che è determinato dai due vettori. Quest'angolo qui. Ecco, in realtà l'espressione angolo alfa determinato dai due vettori è un po' ambigua, un po' imprecisa, perché naturalmente
due vettori, come in figura, vettore V e W, determinano due angoli. Uno è l'angolo che ho chiamato alfa e che ho rappresentato in figura, e uno è 360 gradi meno alfa, l'angolo da quest'altra parte. Quindi, quando dico l'angolo formato da due vettori, non è chiaro di quale angolo stia parlando, di quello più piccolo, diciamo così, che ho chiamato alfa, o di quello più grande, che è 360 gradi meno alfa. Ma in realtà non mi interessa, perché in ogni caso, in questa formula, io non uso l'angolo alfa, uso il coseno dell'angolo alfa, e a questo punto il coseno di 360 gradi meno alfa o il coseno di alfa sono esattamente la stessa cosa. Quindi, che voi consideriate un angolo o l'altro, il coseno è sempre lo stesso e quindi il prodotto scalare vi dà esattamente lo stesso risultato. Naturalmente il prodotto scalare è un numero, perché qui state facendo il prodotto di tre numeri. La norma di V è un numero, la norma di W è un altro numero e il coseno di alfa è ovviamente un numero. Vi faccio adesso un elenco di proprietà che non sto qui a dimostrare, ma solo per ragioni di tempo, sperando che forse le abbiate dimostrate nel corso di fisica. Se non è vero, non importa. Se vi interessa il dettaglio della dimostrazione, la trovate nel libro, altrimenti vi potete fidare. Ad esempio, una prima proprietà che si può abbastanza facilmente verificare è che se considero vettori di R2 e ad esempio il vettore V ha come coordinate i due numeri A1 e A2 e il vettore W ha come coordinate B1 e B2, allora succede che il prodotto scalare di questi due vettori, se voi andate a calcolare il prodotto della norma di V per la norma di W per il coseno dell'angolo alfa, non è immediato, ci vuole un certo ragionamento, ma scoprite che alla fine risulta essere uguale al prodotto A1 per B1 sommato al prodotto A2 per B2. In altre parole, bisogna semplicemente sommare i prodotti componente per componente dei due vettori. Vedete, la prima componente di V moltiplica la prima componente di W, la seconda componente A2 di V moltiplica la seconda componente B2 di W, e alla fine bisogna sommare questi due prodotti. Il che è una formula molto conveniente, perché non contiene più il coseno dell'angolo alfa. Quindi in questo modo, se voi conoscete le coordinate dei due vettori, potete calcolarvi il prodotto scalare senza dovervi preoccupare di calcolare l'angolo alfa e di conseguenza calcolare il coseno dell'angolo alfa. Diciamo così. Questa formula, la definizione di prodotto scalare, è conveniente se uno non conosce, ad esempio, direttamente le coordinate dei due vettori, ma conosce, ad esempio, il coseno dell'angolo alfa. In molti problemi che fate nel corso di fisica, voi non sapete esattamente quali sono le due componenti A e B dei vettori, ma vi si dice che i due vettori formano un angolo di x gradi, quindi in questo caso risulta conveniente usare questa formula. Ma immaginate un altro caso in cui voi conoscete invece i vettori tramite le loro componenti. Diventerebbe abbastanza complesso calcolare il coseno dell'angolo formato da questi due vettori. Ebbene, questa formula vi permette di calcolare il prodotto scalare semplicemente usando operazioni di somma e prodotto. Non ci sono radici quadrate da estrarre, non ci sono coseni da calcolare. Se i vettori sono nello spazio tridimensionale, che cosa succede? Beh, succede una cosa del tutto analoga. Questa volta i vettori hanno tre componenti, A1, A2, A3 e B1, B2 e B3, e con un ragionamento simile a quello che permette di dimostrare questa formula, si dimostra che anche in questo caso il prodotto scalare dei due vettori è semplicemente la somma dei prodotti componente per componente. A1 per B1 più A2 per B2 più A3 per B3. A questo punto noi potremmo combinare queste formule qui
con la definizione di prodotto scalare, questa, e usare queste due formule per cercare di ricavare un'espressione per il coseno di alfa, perché adesso abbiamo che V scalare W, cioè il prodotto della norma di V per la norma di W per il coseno di alfa, è anche uguale alla somma dei prodotti componente per componente. Uguagliando queste due espressioni posso ottenere un'espressione per il coseno di alfa. In altre parole, il coseno di alfa è uguale al prodotto scalare dei due vettori, che posso calcolare in questo modo, quindi non ho bisogno dell'angolo alfa per calcolarlo, diviso il prodotto delle norme dei due vettori. Pertanto, vedete, in una situazione in cui voi conoscete le componenti dei vettori ma non conoscete l'angolo formato dai due vettori, se veramente vi interessa per qualche motivo calcolare l'angolo determinato da questi due vettori, potete ricavarvi il coseno dell'angolo in questo modo e poi usare la funzione inversa del coseno per ricavarvi l'angolo. Alcune osservazioni, ad esempio, che cosa succede se voi moltiplicate scalarmente un vettore per se stesso? Prodotto scalare V scalare V. Beh, dalla definizione avete il prodotto della norma di V per la norma di V, quindi la norma di V elevata alla seconda, per il coseno dell'angolo compreso fra i due vettori. Ma i due vettori sono lo stesso vettore. L'angolo compreso è 0. Il coseno di 0 vale 1, e quindi trovate la formula che dice che il prodotto scalare di un vettore per se stesso è semplicemente uguale al quadrato della norma del vettore stesso. Rigirando la formula posso anche dire che allora la norma di un vettore è la radice quadrata del prodotto scalare di un vettore per se stesso. E quindi alla fine, capite, questo mi permette di dire che se io nel mio spazio vettoriale ho introdotto questa nozione di prodotto scalare, allora dal prodotto scalare mi posso ricavare le lunghezze dei vettori, esattamente in questo modo. Quindi alla fine è il prodotto, allora, vista la cosa da questo punto di vista, è il prodotto scalare che permette di determinare la norma di un vettore. Diciamo così, la struttura fondamentale è quella di prodotto scalare. Tutte le altre sono quantità derivate. Se io ho un prodotto scalare, mi posso calcolare la norma di un vettore. E a questo punto, visto che so calcolare la norma di un vettore, quindi posso misurare, per così dire, le lunghezze dei vettori, posso anche misurare, usando questa formula, l'angolo formato da due vettori. Proprio perché in questa espressione qui compaiono solamente prodotti scalari. Qui compare il prodotto scalare V per W, qui compaiono le norme dei vettori, ma le norme dei vettori a loro volta si calcolano usando il prodotto scalare. Quindi il riassunto di tutto questo discorso introduttivo è che un prodotto scalare in un determinato spazio vettoriale permette di misurare lunghezze e angoli. Ovviamente lunghezze di vettori e angoli formati da due vettori. In Rn che cosa succede? Beh, in Rn non possiamo andare col metro a misurare quanto è lungo un vettore o col goniometro a misurare qual è l'angolo fra due vettori, perché Rn non ha un'esistenza fisica, per così dire. Rn è solo un oggetto matematico, rappresenta vettori che sono in realtà delle sequenze di n numeri. Però noi potremmo introdurre comunque una nozione di lunghezza di vettori in Rn e di angolo fra due vettori procedendo per analogia. Adesso che abbiamo capito come le cose funzionano in R2 ed R3, che invece hanno un'esistenza fisica, perché R2 rappresenta un piano della geometria euclidea classica e R3 lo spazio tridimensionale in cui viviamo, in Rn noi potremmo operare in questo modo. Beh, un vettore di Rn è una sequenza di n numeri. E come posso definire la norma di questo vettore? Beh, mi ricordo che sia in R2 che in R3 la norma era la radice quadrata della somma dei quadrati di tutte le componenti dei vettori, e allora faccio lo stesso in Rn.
attenzione, non è un teorema, non c'è niente da dimostrare. Non è come nel caso di R2 o R3, dove può venire il collega di fisica dotato di metro e dire: ma voi avete detto che la norma di questo vettore è la radice quadrata della somma delle coordinate? Aspetta che vado col metro a misurare se è vero. E quindi fa un esperimento, per così dire, e controlla se la nozione di misura che avete introdotto usando il teorema di Pitagora corrisponde poi all'esperienza fisica. Qui siamo in Rn. Rn non esiste fisicamente e quindi è impossibile andare col metro a verificare se veramente la lunghezza di questo vettore è data da quella formula. Questa è una definizione. Decidiamo noi che questo numero, la radice quadrata della somma dei quadrati delle componenti, lo chiamiamo lunghezza di un vettore. È abbastanza ragionevole, sia perché è esattamente l'analogo della formula che vale in R2 ed R3, sia per tanti altri motivi. Ad esempio, uno vorrebbe che la lunghezza di un vettore fosse un numero positivo. Beh, certamente è la radice quadrata di una somma di quadrati di numeri reali, è sicuramente positivo. Ad esempio, io vorrei che l'unico vettore che ha lunghezza 0 fosse il vettore nullo. Beh, certamente, se la norma è 0, la somma di questi quadrati deve essere 0, ma i quadrati sono quantità positive. Se la somma di una numeri positivi, quadrati, deve essere 0, allora tutte le componenti devono essere 0 e quello è il vettore nullo. Quindi vedete che soddisfa le richieste più elementari che imponiamo. Il prodotto scalare. Beh, anche in questo caso, allora, cerchiamo di seguire esattamente lo stesso tipo di formule che si incontrava nel caso del piano R2 e dello spazio R3. In quei casi avevamo visto che il prodotto scalare di due vettori era dato dalla somma dei prodotti componente per componente e allora, come definizione, uso la stessa formula, una formula del tutto analoga, per definire il prodotto scalare di due vettori in Rn. Dico che se ho due vettori V di componenti A1, A2 e così via fino ad An e W di componenti B1, B2 eccetera fino a Bn, il prodotto scalare è la somma fatta per I che va da 1 a N di tutti i prodotti fatti componente per componente. Quindi si ottiene una formula del tipo A1 per B1 più A2 per B2 più A3 per B3 più eccetera eccetera fino ad AN per BN. Anche in questo caso notate che se fate il prodotto scalare di un vettore per se stesso, allora questa formula diventa A1 per A1 più A2 per A2 più A3 per A3 e così via fino ad AN per AN, ma questo è esattamente il quadrato della norma del vettore V. È la somma dei quadrati di tutte le coordinate del vettore e quindi anche in Rn vale la formula che abbiamo visto prima, quella che afferma che la norma di un vettore è semplicemente la radice quadrata del prodotto scalare del vettore V per se stesso. Beh, ora so calcolare la lunghezza di un vettore in Rn, se mai mi dovesse servire. E per quanto riguarda gli angoli, cosa possiamo dire? In R2 o R3, quindi in dimensione 2 o 3, noi avevamo visto che era possibile ricavare il coseno dell'angolo alfa usando questa formula, formula che coinvolge esclusivamente prodotti scalari. Prodotto scalare di V per W e poi la norma di V e la norma di W che a loro volta coinvolgono prodotto scalare di V per se stesso e il prodotto scalare di W per se stesso. Saremmo ovviamente tentati di usare esattamente la stessa formula per calcolare l'angolo di due vettori in Rn, cioè anche in Rn vorremmo dire che il coseno dell'angolo alfa formato da due vettori, non so cosa vuol dire l'angolo in Rn, ma insomma immagino che sia qualcosa di analogo del caso di R2, che ovviamente è ragionevole, perché se io ho due vettori in Rn,
Allora, è vero che i vettori appartengono a uno spazio vettoriale di dimensione n, che io non ho mai visto fisicamente, ma è anche vero che i vettori sono due. Essendo due vettori, loro sono contenuti in uno spazio vettoriale di dimensione 2, perché due vettori in Rn generano un sottospazio di dimensione 2 se sono linearmente indipendenti, ma un sottospazio di dimensione 2 è un piano. Certo, si tratta di un piano immerso in Rn, ma alla fine è pur sempre un piano. E quindi questo coseno di alfa, anche se i vettori sono in Rn, è il coseno formato da due vettori che sono contenuti in uno stesso piano. E quindi è l'analogo del coseno dell'angolo formato da due vettori in R2. Dicevo, è chiaro che io sono tentato di usare esattamente la stessa formula. Però c'è un piccolo problema, perché mentre la formula di prima, nel caso di R2 o R3, derivava dalle proprietà del prodotto scalare, che uno può dimostrare, se voi usate questa formula in Rn, avete un problema di tipo logico, per così dire, di tipo teorico, perché voi state dicendo che il prodotto scalare V per W diviso per la norma di V e la norma di W vi dà un numero reale che voi volete chiamare coseno di alfa. Sì, c'è un piccolo problema. La funzione coseno assume valori compresi fra un minimo di meno 1 e un massimo di 1. E quindi se io voglio dire che un certo numero reale che ottengo facendo questo calcolo è uguale al coseno di un qualche angolo, devo essere sicuro che questo numero reale sia compreso fra meno 1 e 1, perché immaginate che io in Rn faccio questo calcolo e trovo come risultato 2,7. Non posso dire che 2,7 è uguale al coseno di alfa, perché non c'è nessun angolo alfa il cui coseno sia 2,7. E allora, da un punto di vista proprio logico, prima di poter affermare o meglio, prima di poter dare questa definizione, cioè affermare che il coseno di alfa deve essere uguale al risultato di questa operazione, bisognerebbe proprio essere sicuri che il prodotto scalare V scalare W diviso per la norma di V e la norma di W mi dà come risultato un numero che è compreso fra meno 1 e 1. È vero, naturalmente. È vero, però richiede una dimostrazione. Non è che sia garantito. Non è che procedendo per analogia uno possa essere sicuro che quello che vale in R2 o R3 allora automaticamente deve valere in Rn per ogni n. Richiede una dimostrazione. Questo è il teorema che va sotto il nome di disuguaglianza di Cauchy-Schwarz. Per semplicità vi risparmio i dettagli, non è una dimostrazione difficile, è molto molto elementare, ma insomma oggi mi voglio focalizzare più sul cercare di esporre il significato di quello che stiamo facendo, di questa nuova struttura, di questo prodotto scalare, piuttosto che sui dettagli tecnici di queste dimostrazioni. Al solito, chi è interessato in modo particolare a vedere esattamente il dettaglio di come funzionano queste cose, la trova nel libro, è una dimostrazione molto breve, una mezza paginetta. Per ora teniamoci il risultato. Dicevo, questo teorema afferma che qualunque siano i due vettori in Rn, e per qualunque n, quindi vale in R2, R3, R4, Rn qualunque, è sempre vero che il valore assoluto del prodotto scalare dei due vettori, quindi il modulo di V scalare W, è minore o uguale del prodotto delle norme, il prodotto della norma di V per la norma di W. Usando questo risultato, se voi dividete ambo i membri per il prodotto delle norme, trovate che il modulo di V scalare W diviso il prodotto delle norme di V e di W è minore o uguale di 1, e naturalmente se il modulo di qualcosa è minore o uguale di 1, togliendo il modulo,
questa quantità deve essere compresa fra un massimo di più 1 e un minimo di meno 1. Se il modulo di un numero è più piccolo di 1, quel numero è compreso fra meno 1 e 1. A questo punto, siccome c'è un teorema, questo teorema che abbiamo appena enunciato, che ci garantisce che questo è vero, noi possiamo porre coseno di alfa uguale a questa quantità e quindi ricavare alfa. Ricavare alfa calcolando l'arco coseno di questo numero che, essendo compreso fra meno 1 e 1, mi dà come alfa un numero reale. Per inciso, se questo numero non fosse compreso fra meno 1 e 1, cioè se io cercassi di calcolare l'arco coseno di un numero che è più grande di 1 o più piccolo di meno 1, non è che non trovo l'angolo, trovo un angolo, solo che l'angolo non è reale. Quindi, se voi calcolate il coseno di un numero reale, il risultato è compreso fra meno 1 e 1. Ma se calcolate il coseno di un numero complesso, anche non reale, allora potete trovare qualunque risultato. Se voi calcolate l'arco coseno di un numero che è fuori dal range meno 1, 1, comunque trovate qualcosa. Il problema è che questo qualcosa che trovate non è un numero reale e quindi per noi non ha molto interesse avere un angolo che non è reale, un angolo che contiene una parte immaginaria. Si potrebbe fare, ma a noi non interessa. Ecco, come ultima cosa che riguarda questa disuguaglianza di Cauchy-Schwarz, al solito che trovate dimostrata nel libro, i due casi estremi, il caso uguale a 1 e il caso uguale a meno 1, in che occasioni si incontrano? Si potrebbe dimostrare che il prodotto scalare V scalare W diviso la norma di V per la norma di W è esattamente uguale a più 1 proprio quando i due vettori sono proporzionali con un coefficiente di proporzionalità positivo, cioè i due vettori hanno la stessa direzione e lo stesso verso, esattamente come rappresentati qui. Quindi vedete, W è uguale a per V, ma A è positivo, devono avere lo stesso verso. Ma allora, se i due vettori hanno la stessa direzione e lo stesso verso, l'angolo alfa compreso fra questi due vettori naturalmente è 0. Immaginatevi la situazione, due vettori, stessa direzione, stesso verso, qual è l'angolo compreso? 0 gradi, 0. Il che ci torna perché allora in questa espressione abbiamo coseno di alfa uguale a 1, ma il coseno di alfa uguale a 1 ci dice che l'angolo alfa è esattamente 0. Quindi questa formula, almeno nel caso estremo in cui questo rapporto vale esattamente più 1, ci dice qualcosa che geometricamente è del tutto ovvio. L'angolo calcolato da questa formula risulta essere 0 e il motivo è che i due vettori hanno stessa direzione e stesso verso, è giusto. L'altro caso estremo, quando è che il rapporto vale esattamente meno 1? Anche qui si può dimostrare che questo accade soltanto quando i due vettori hanno la stessa direzione, quindi sono multipli uno dell'altro, ma questa volta il coefficiente di proporzionalità, questo A, risulta essere negativo. Geometricamente questo significa che cosa? Significa che i due vettori hanno la stessa direzione, ma hanno versi opposti. Quindi sono proporzionali, sono paralleli, ma il coefficiente di proporzionalità è negativo. Quindi è vero che sono paralleli, ma i versi dei due vettori sono opposti. Allora, in questo caso, la geometria ci dice che, siccome i due vettori sono paralleli, ma hanno versi opposti, allora l'angolo alfa, determinato da questi due vettori, è un angolo di 180 gradi. E la formula, in effetti, ci dice esattamente la stessa cosa, perché
il coseno di alfa deve essere uguale a questo rapporto. Questo rapporto abbiamo detto che vale meno 1 e quindi ci chiediamo qual è l'angolo alfa il cui coseno vale meno 1? Beh, l'angolo alfa è esattamente 180 gradi, come deve essere dal punto di vista geometrico. Quindi vedete, questa formula algebrica che ci permette di calcolare il coseno di un angolo in dimensione n, dal punto di vista geometrico dice delle cose del tutto sensate, dice esattamente quello che uno si aspetta. Riprendiamo il discorso considerando il problema di calcolare l'area di un parallelogramma. In Rn però. Ora, voi sapete calcolare l'area di un parallelogramma nel piano. L'area è il prodotto della lunghezza della base per l'altezza. Ma un parallelogramma in Rn potrebbe essere qualcosa che vi lascia un po' perplesso. Ma in realtà non è così, perché comunque i lati di questo parallelogramma sono rappresentati da due vettori e, come dicevamo prima, due vettori, anche se appartengono a Rn, quindi se sono vettori che hanno n componenti, comunque, siccome sono due vettori, generano un sottospazio di dimensione 2 che è in piano. E quindi questo parallelogramma, anche se è un parallelogramma in Rn, è una figura piana. Quindi lui è contenuto sempre in un piano, quindi è il classico parallelogramma della geometria elementare. È una figura piana contenuta in un piano, solo che poi questo piano a sua volta è contenuto in uno spazio più grande di dimensione n. Ma naturalmente l'area del parallelogramma è sempre la stessa cosa, è un prodotto della base per l'altezza. Ora, quello che vogliamo fare è trovare una formula che ci permetta agevolmente di calcolare l'area di un parallelogramma, dati questi due vettori in Rn. Chiamo V e W i due vettori che rappresentano diciamo, V rappresenta la base e W rappresenta, chiamiamolo, lato obliquo del parallelogramma. L'altezza di questo parallelogramma dalla trigonometria elementare sapete che è la lunghezza di W, cioè la norma del vettore W, per il seno di questo angolo alfa, angolo che adesso abbiamo imparato a calcolare, e quindi l'area del parallelogramma la posso semplicemente calcolare moltiplicando la misura della base per la misura dell'altezza. In questo caso avete la base è la norma di V, l'altezza è la norma di W per il seno dell'angolo alfa. L'unico problema è che noi abbiamo una formula molto comoda per calcolare il coseno dell'angolo alfa, mica il seno. Se vi ricordate, nella formula di prima compare il coseno dell'angolo alfa. Certo, è chiaro che conoscendo il coseno dell'angolo alfa, prendendo l'arco coseno, posso calcolarmi l'angolo alfa, dopodiché prendo il seno, no, diventa una cosa improponibile, diventa il seno dell'arco coseno di un certo rapporto. Insomma, cerchiamo di trovare una formula un po' più semplice. Mi viene in mente di provare a elevare al quadrato l'area del parallelogramma, perché in questo modo al posto del seno di alfa mi compare il seno al quadrato di alfa. Ora, il seno al quadrato di alfa è molto più facile da collegare al coseno di alfa, perché vale la solita formula che dice che il seno al quadrato di un angolo alfa più il coseno al quadrato dello stesso angolo alfa è sempre uguale a 1, e quindi posso dire che sen quadro alfa è uguale a 1 meno cosen quadro alfa. Ora abbiamo l'area del parallelogramma P elevata al quadrato è uguale a norma di V alla seconda per norma di W alla seconda per sen quadro alfa, che però scrivo come 1 meno cosen quadro alfa. Moltiplico, trovo norma di V al quadrato per norma di W al quadrato per 1, eccolo qui, e poi trovo norma di V al quadrato per norma di W al quadrato per cosen quadro alfa. Ma a questo punto il coseno di alfa me lo ricavo dalla formula di prima. Il
elevo al quadrato, vi ricordate, coseno di alfa è uguale a v scalare w doppio diviso la norma di v, norma di w doppio, elevando al quadrato trovate v scalare w doppio elevato alla seconda, e a denominatore avete norma di v alla seconda per norma di w doppio alla seconda, ma vedete, state moltiplicando proprio per norma di v alla seconda, norma di w doppio alla seconda, e quindi questi due si semplificano con gli stessi termini che compaiono a denominatore. Quindi trovate una formula molto semplice. Il quadrato dell'area del parallelogramma, che ha come lati i due segmenti che rappresentano i vettori v e w, si ottiene semplicemente considerando la norma di v alla seconda per la norma di w alla seconda meno il quadrato del prodotto scalare v scalare w. Ricordiamoci che la norma di un vettore a sua volta si calcola tramite un prodotto scalare, perché la norma di v è la radice quadrata di v scalare v, quindi la norma di v alla seconda è semplicemente v scalare v, e la norma di w alla seconda è semplicemente w scalare w. Quindi abbiamo v scalare v che moltiplica w scalare w meno v scalare w al quadrato. Ecco, c'è un'interpretazione molto simpatica di questa formula. La potete scrivere in questo modo. Questo è esattamente il determinante della matrice che contiene tutti i prodotti scalari dei due vettori, in tutti i modi possibili. Quindi abbiamo v che moltiplica v, poi v che moltiplica w, w che moltiplica v, che è la stessa cosa di v che moltiplica w, perché il prodotto scalare è simmetrico, quindi v scalare w o w scalare v è esattamente la stessa cosa, e w scalare w. Quindi vedete, avete due vettori, fate tutti e quattro i prodotti scalari in tutti i modi possibili, quindi primo vettore per il primo vettore, primo per il secondo, secondo per il primo, secondo per il secondo, ottenete questa matrice quadrata, la matrice che contiene, come dicevo, tutti questi prodotti scalari. Provate a calcolare il determinante di questa matrice, vedete? Prodotto degli elementi sulla diagonale principale, eccolo qui, meno prodotto degli elementi sulla diagonale secondaria, che sono uguali, e quindi trovate proprio v scalare w alla seconda. In altre parole, il determinante di una matrice, quella cosa che si otteneva tramite un calcolo che coinvolgeva le permutazioni, i segni di una permutazione, quindi una cosa di tipo combinatorio molto complicata, alla fine si scopre che ha un significato geometrico molto chiaro. Il determinante di una matrice, in questo caso una matrice 2x2, è in qualche modo collegato al concetto di area. Sembra abbastanza misteriosa la cosa. Determinante di una matrice che si calcolava in quel modo complicatissimo, alla fine risulta essere connesso direttamente al concetto di area nel piano, in questo caso, area di una figura piana, area di un parallelogramma. Quindi in particolare abbiamo che il quadrato dell'area di un parallelogramma è il determinante di questa matrice, e a questo punto sapete calcolare le aree delle figure piane, beh, in realtà l'area di un parallelogramma, ma di conseguenza anche l'area di un triangolo, perché sarà la metà dell'area di un parallelogramma, e quindi anche l'area di un poligono, perché se avete un poligono, prendendo le diagonali, lo scomponete in tanti triangoli, l'area di un triangolo abbiamo visto come si calcola, e il grosso vantaggio è che mentre alla scuola superiore voi sapevate calcolare aree di triangoli, parallelogrammi, eccetera, nel piano, adesso lo possiamo fare in dimensione qualunque, se mai dovesse servire a qualcosa, ma insomma sappiamo calcolare per esempio l'area di un triangolo in Rn. E se i vettori sono 3, ad esempio? Beh, se i vettori sono 3, allora diciamo che siano 3 vettori, ad esempio, linearmente indipendenti, quindi nessuno di questi è contenuto nel piano generato dagli altri due. Abbiamo una situazione di questo tipo.
Beh, allora tre vettori linearmente indipendenti determinano non più un parallelogramma, ma un parallelepipedo. Immaginate i segmenti che rappresentano questi tre vettori e ottenete una figura di questo tipo. Parallelepipedo che ha come lati dei segmenti che rappresentano i vettori U, V e U doppio. Se nel caso di un parallelogramma noi andavamo a calcolare l'area del parallelogramma, allora nel caso di un parallelepipedo calcoleremo il volume. Diciamo così, il volume è l'analogo dell'area in dimensione 3 invece che dimensione 2. Qui adesso è un po' più complicato, però lo sappiamo fare in realtà, perché vediamo, il volume di un parallelepipedo si ottiene moltiplicando l'area della base di questo parallelepipedo per l'altezza. Naturalmente, quella che chiamo base del parallelepipedo è un parallelogramma. Ad esempio, prendiamo questo come base, prendiamo il parallelogramma di lati U e V. Ma l'area di un parallelogramma ho appena scoperto come si calcola. Quadrato dell'area di questo parallelogramma è il determinante della matrice 2x2 fatta prendendo tutti i possibili prodotti scalari di questi due vettori. Quindi questo lo so calcolare. L'altezza è quella che ho indicato con H. E questa è un po' più complicata da calcolare. Naturalmente so farlo perché per calcolare l'altezza H io dovrei moltiplicare la norma questo vettore W doppio per il seno dell'angolo formato dal vettore W doppio col piano di base. Si può fare, un po' complicato in effetti, ma fattibile. I vettori so come si misurano, so calcolare la norma di un vettore. Gli angoli so come si calcolano. Una formula che mi permette di calcolare il coseno di un angolo qualsiasi e dal coseno posso ricavarmi l'angolo, quindi con un po' di lavoro si potrebbe in effetti calcolare il volume, cioè trovare una formula esplicita per il volume. Vi risparmio la sofferenza di attraversare tutti i calcoli necessari ad arrivare, sono abbastanza lunghi al solito, per chi è curioso è tutto scritto nel libro. Ma alla fine trovate una cosa del tutto analoga a quanto abbiamo visto per le aree. Alla fine di tutto si scopre che il volume di questo parallelepipedo è collegato al determinante di una matrice. Esattamente nello stesso modo, solo che ora vedete i vettori sono 3, U, V e W doppio, e quindi quando voi fate i prodotti scalari in tutti i modi possibili, in tutti i modi possibili intendo U per U, U per V, U per W doppio, poi V per U, V per V, V per W doppio e poi W doppio per U, W doppio per V, W doppio per W doppio. Trovate una matrice, in questo caso è una matrice quadrata di ordine 3, naturalmente simmetrica, perché ad esempio U per V è la stessa cosa di V per U, U per W doppio o W doppio per U sono uguali, V per W doppio e W doppio per V sono uguali perché il prodotto scalare è commutativo. Ebbene, ancora una volta si scopre che il determinante di questa matrice è esattamente uguale al quadrato del volume del parallelepipedo. Quindi voi potete calcolare il volume ancora una volta semplicemente effettuando dei prodotti scalari. Fate tutti questi prodotti scalari, ottenete una matrice, calcolate il determinante, la radice quadrata di questo determinante vi dà il volume. Quindi non solo adesso sapete calcolare lunghezze e angoli, sapete calcolare aree di parallelogrammi, triangoli e quant'altro, ma anche volumi e addirittura in dimensione n. E naturalmente questa è la base che poi vi permette, usando invece le tecniche proprie dell'analisi matematica, cioè gli integrali, di calcolare aree e volumi anche di figure che non hanno i lati rettilinei come parallelogrammi, poligoni e quant'altro. Perché se voi avete una figura o un solido
che ha i lati o le facce che non sono rettilinei, sapete come funziona? Usando la teoria dell'integrazione, dividete quell'area o quel volume in tanti piccoli parallelogrammi o parallelepipedi, calcolate l'area o il volume di ciascuno di questi parallelogrammi o parallelepipedi, che adesso sappiamo fare anche in dimensione n usando l'algebra lineare, e poi dovete fare la somma di tutte le aree o volumi di tutti questi piccoli parallelepipedi. Insomma, se voi li prendete infinitesimi, la somma di tutti diventa un'integrale, e quindi alla fine riuscite a calcolare tramite la teoria dell'integrazione aree e volumi di oggetti qualunque, addirittura in Rn. Ma naturalmente la base di tutto è sapere come si calcola l'area o il volume di un parallelogramma o parallelepipedo in Rn, e per farlo, come vedete, c'è bisogno dell'algebra lineare, c'è bisogno della teoria dei determinanti e della teoria dei prodotti scalari. Non indago ulteriormente la teoria della misura, cioè delle aree e dei volumi. Sono cose che vedrete nei corsi di analisi. Possiamo parlare invece del concetto di perpendicolarità o di ortogonalità, perché adesso che noi sappiamo calcolare l'angolo fra due vettori, naturalmente diremo che due vettori sono perpendicolari, due vettori sono ortogonali quando l'angolo formato da questi due vettori è un angolo retto, un angolo di 90 gradi. Il coseno di un angolo retto vale 0, il che significa che il prodotto scalare deve essere 0, perché il prodotto scalare è il prodotto delle norme dei due vettori per il coseno dell'angolo, e quindi se io voglio che i due vettori siano perpendicolari, il coseno dell'angolo deve essere 0 e quindi il prodotto scalare deve essere 0. Questo sarà estremamente utile perché, ad esempio, quando noi dovremo costruire una base di uno spazio vettoriale, no? Se vi ricordate che una base è essenzialmente la stessa cosa di un sistema di riferimento, è chiaro che lavorare con un sistema di riferimento in cui gli assi sono perpendicolari è più comodo che lavorare con un sistema di riferimento in cui gli assi sono inclinati di angoli qualunque l'uno rispetto all'altro. Il che vuol dire che bisognerà prendere una base formata da vettori perpendicolari a due fra di loro. Ci servirà naturalmente sapere cosa vuol dire vettori perpendicolari e come si fa a stabilire se due vettori sono perpendicolari. Ancora un'altra nozione. Ora sappiamo anche calcolare la norma di un vettore, e quindi, ad esempio, potremmo interessarci al caso in cui i vettori hanno norma unitaria, sono per così dire normalizzati, quelli che i fisici chiamano i versori. Quindi noi diremo che un vettore è normalizzato o è un versore se la norma è uguale a 1. Sappiamo come calcolare la norma. Ripeto, la norma di un vettore è la radice quadrata del prodotto scalare del vettore per se stesso. Naturalmente, se un vettore non è normalizzato, cioè se non ha norma uguale a 1, è molto facile normalizzarlo, cioè trasformarlo in un vettore di norma 1. Voi prendete un vettore qualunque, naturalmente diverso da 0, perché se il vettore è nullo lì c'è poco da normalizzare, il vettore nullo è 0. Ma se il vettore non è 0, allora voi potete semplicemente prendere il vettore v, dividerlo per la sua norma, capite? Qualunque sia la lunghezza di v, voi lo dividete esattamente per la sua lunghezza, e quello che trovate adesso è un vettore che ha lunghezza unitaria, è un versore, un vettore di norma unitaria. Quindi il problema di normalizzare un vettore, trasformare un vettore in un vettore di norma unitaria, è estremamente facile, basta dividere per la sua norma. Un po' più complicato è il problema di trasformare vettori che non sono perpendicolari fra di loro in vettori che invece lo sono, perché lì bisogna variare l'angolo formato da questi due vettori. La situazione è più o meno schematizzata in questo disegno. Immaginate di partire da due vettori qualunque, diciamo due vettori non nulli che formano fra di loro un certo angolo alfa. Naturalmente a voi piacerebbe usare dei vettori che
formassero un angolo retto e non vettori che formassero un angolo qualunque alfa. Un modo molto semplice di farlo, ad esempio, è il seguente. Si potrebbe tenere fissato il primo vettore, quello che chiamo V. Quindi il vettore V mi va bene così com'è. E modificare leggermente il secondo vettore. Quindi, invece di prendere questo vettore W, prendere un altro vettore ottenuto da W, ma che fosse perpendicolare al vettore V. Beh, un modo facile per farlo è il seguente. Si tratta di considerare quella che si chiama la proiezione ortogonale. Prendete il vettore W. Considerate, come in questo disegno qui, una retta perpendicolare al vettore V e adesso proiettate il vettore W parallelamente al vettore V in modo da trovare questo vettore che ho chiamato W' che appartiene esattamente alla retta che è perpendicolare a V. In altre parole, W', quello che si chiama la proiezione ortogonale del vettore V sulla retta perpendicolare al vettore V, vi fornisce un vettore che sta esattamente sullo stesso piano che contiene i vettori V e W, è il piano del foglio su cui sto scrivendo, ma che ha la proprietà di essere perpendicolare al vettore V. Questa è l'idea geometrica. Ora, resta da vedere dal punto di vista algebrico, dal punto di vista del calcolo, come fare a determinare il vettore W'. Quindi immaginate che io abbia le coordinate dei vettori V e W. Calcolo il prodotto scalare, so farlo, scopro che il prodotto scalare non è zero, allora dico, i due vettori non sono perpendicolari. Beh, mi piacerebbe sostituire W con W', in modo che W' fosse perpendicolare a V. Come faccio a calcolare W'? Questo è un problema che capita molto di frequente, quindi conviene vederlo fin da subito. Dicevo, è il problema di calcolare la proiezione ortogonale di un vettore su una retta. Quello che abbiamo appena detto. Abbiamo questa retta, diciamo generata da un certo vettore U, quindi chiamo U grande il sottospazio di dimensione 1, una retta generata da un certo vettore U. Poi ho il vettore W e voglio calcolare la sua proiezione ortogonale, quello che ho chiamato W'. Beh, ormai abbiamo tutti gli strumenti per farlo, naturalmente. Vediamo. W'. Beh, W' per definizione deve essere un vettore che sta su questa retta. Quindi deve essere un vettore parallelo al vettore U. Deve essere un vettore del sottospazio più grande. Ma questo che cosa vuol dire? Beh, dire che W' deve essere parallelo al vettore U vuol dire semplicemente che W' deve essere multiplo del vettore U, deve essere U moltiplicato per un qualche scalare, per un qualche numero, che chiamo lambda. Quindi il problema è trovare chi è questo coefficiente, chi è questo lambda, questo fattore di proporzionalità. Naturalmente, se voi vedete questa figura, se io ho chiamato W' la componente di W parallela a questa retta U grande e chiamo invece V, questo vettore disegnato in rosso, che è la componente perpendicolare alla retta U grande, siccome la somma di vettori geometrici si fa con la regola del parallelogramma, io naturalmente voglio che, sommando il vettore W' col vettore V, quindi sommando questo vettore con questo, devo trovare esattamente il vettore W'. In altre parole, sto cercando di scomporre un determinato vettore che ho chiamato W in due componenti, una parallela alla retta U grande e una perpendicolare. Eccolo qui. Questo è il disegno. Beh, naturalmente W lo conosco, è il vettore da cui sono partito, d'accordo? Allora potrei usare questa relazione per calcolarmi il vettore V. Il vettore V è questa componente perpendicolare alla retta U grande.
il vettore V si ricava da qui, il vettore V è W meno W'. Ma naturalmente la condizione che mi interessa è che il vettore V e il vettore W', vedete in figura, ebbene questi due vettori devono essere ortogonali. Voglio per l'appunto scomporre il vettore W in due componenti che ho chiamato U e V che siano perpendicolari tra di loro. Dire che i due vettori sono perpendicolari vuol dire semplicemente che il loro prodotto scalare fa 0. E quindi V scalare W' è uguale a 0. Ma naturalmente V è uguale a W meno W'. Quindi questa espressione diventa W meno W' che moltiplica scalarmente W' fa 0. Ma W' a sua volta era multiplo del vettore U, perché W' sta sulla retta generata dal vettore U. E allora questa stessa relazione la posso scrivere in questo modo, posso scrivere W meno lambda U per lambda U uguale a 0. Oppure uno di questi lambda in effetti è anche di troppo, perché? Perché, capite, qui, quando io ho detto che il vettore V deve essere perpendicolare al vettore W', che era uguale a lambda U, ma avrei anche più semplicemente potuto dire che il vettore V deve essere perpendicolare a U, perché alla fine a me interessa che cosa? Interessa che il vettore V sia perpendicolare al vettore U che genera questa retta grande. Quindi, se preferite, qui, invece di dire che W meno lambda U che moltiplica lambda U che è W' uguale a 0, questo lambda lo potete anche togliere, potreste dire che W meno lambda U deve essere perpendicolare al vettore U. Quindi il prodotto scalare W meno lambda U per U deve essere 0. Vedete? V e U sono ortogonali. Ora, moltiplicate, trovate W scalare U meno lambda U scalare U, il tutto uguale a 0, e questa vi permette di ricavare lambda. Capite? Qui stiamo cercando di risolvere un problema che contiene una incognita. L'incognita è questa qui. L'incognita è il fattore di proporzionalità lambda. Per risolvere un problema che contiene una incognita abbiamo bisogno di una equazione. E l'equazione da dove deriva? L'equazione deriva dalla richiesta che i vettori V e U siano perpendicolari, e questa richiesta si traduce nell'equazione prodotto scalare di questi due vettori uguale a 0. Questa è l'equazione che cercavate, da qui vi ricavate lambda. Una volta trovato questo coefficiente lambda, lo sostituite qui dentro e avete trovato l'espressione di W'. W' uguale a lambda per U, sostituite il valore di lambda appena trovato e avete W' uguale, qui c'è il prodotto scalare U per W diviso il prodotto scalare di U per se stesso che moltiplica U. Questo è un numero, questo è quello che abbiamo chiamato lambda, e abbiamo trovato la proiezione ortogonale di W sul sottospazio generato dal vettore. E quindi abbiamo un metodo molto efficace, molto pratico, molto veloce per calcolare la proiezione ortogonale di un vettore su un sottospazio, su una retta in questo caso. Sono tutte cose che poi useremo più avanti. Ecco, per finire, visto che stiamo parlando di vettori ortogonali, quindi condizioni di perpendicolarità fra vettori, a questo punto possiamo anche definire l'ortogonale di un sottospazio. In che modo? Beh, prendiamo un sottospazio di Rn. Questo sottospazio contiene determinati vettori. Ora, a noi interessa che cosa? Interessa andare a vedere
quali sono i vettori che sono perpendicolari a tutti i vettori che stanno nel sottospazio U. Ed è quello che definisco l'ortogonale di U. Quindi semplicemente prendo vettori di Rn che hanno la proprietà di essere perpendicolari. Perpendicolari vuol dire che il prodotto scalare fa 0, d'accordo? Quindi dicevo, vettori V di Rn che hanno la proprietà di essere perpendicolari a tutti i vettori di U. Questo V deve essere perpendicolare a tutti i vettori di U. Lo indico con U, con questo simbolo di perpendicolare scritto sopra, U perpendicolare, per ricordarmi che gli elementi di questo insieme U perpendicolare sono perpendicolari ai vettori che appartenevano al sottospazio U da cui ero partito. E ovviamente la cosa importante è che questo U perpendicolare non è un semplice sottoinsieme, ma è proprio un sottospazio vettoriale. In altre parole, ha le proprietà dei sottospazi vettoriali, che consiste nell'essere chiuso per l'operazione di somma e chiuso per l'operazione di prodotto fra un vettore e un numero. La dimostrazione è estremamente semplice. Se voi prendete due vettori, che chiamo V1 e V2, che stanno in questo U perpendicolare, che cosa significa? Significa che se fate il prodotto scalare V1 per U oppure V2 per U, qualunque sia il vettore U che sta nel sottospazio U grande, beh, trovate sempre 0, perché i vettori V1 e V2 sono per definizione perpendicolari a tutti i vettori del sottospazio U grande. Allora provate a fare la somma. A voi che cosa interessa sapere? Beh, interessa sapere se prendendo i due vettori V1 e V2 e facendone la somma, il vettore risultante V1 più V2 appartiene ancora a questo insieme, cioè è ancora perpendicolare ai vettori di U. Ma naturalmente, quando andate a fare il prodotto scalare V1 più V2 per U, per vedere se questo prodotto scalare è 0 oppure no, scoprite che questo è uguale a V1 scalare U più V2 scalare U, ma V1 scalare U è 0, V2 scalare U è 0, e quindi trovate 0 più 0. E quindi la somma V1 più V2 appartiene a questo sottoinsieme che ho chiamato U ortogonale. Una cosa del tutto analoga avviene quando moltiplicate un vettore per un numero. Prendete un numero reale lambda, prendete un vettore appartenente a U ortogonale, se moltiplicate lambda per V, che cosa succede? Succede che il vettore lambda V moltiplicato scalarmente per U è uguale a lambda per V per U, ma V per U fa 0, perché V e U sono ortogonali, trovate lambda per 0 e quindi trovate 0. E quindi anche in questo caso lambda V è un vettore che appartiene a questo sottoinsieme U ortogonale. In altre parole, U ortogonale è chiuso per l'operazione di somma di vettori, è chiuso per l'operazione di prodotto fra il numero reale lambda e il vettore V, e quindi è un sottospazio vettoriale. Vedete, sono sempre le solite proprietà. Adesso si fanno intervenire in queste formule i prodotti scalari, ma alla fine il ragionamento è sempre lo stesso. Concludiamo questa parte. Se noi prendiamo una base adesso di questo sottospazio vettoriale, ora, se il vettore V appartiene a U ortogonale, per definizione di U ortogonale, questo vettore V deve essere perpendicolare a tutti i vettori di U. E quindi, naturalmente, deve essere anche perpendicolare ai vettori di base. Se è perpendicolare a tutti i vettori, è perpendicolare anche a questi. Il che vuol dire che avete V prodotto scalare U con 1 uguale a 0, V prodotto scalare U con 2 uguale a 0, così via, V prodotto scalare U3, eccetera, eccetera, fino a V prodotto scalare UR uguale a 0. Quindi,
vettore V è perpendicolare a tutti i vettori della base di U. Viceversa, immaginiamo di sapere che il vettore V è perpendicolare a tutti i vettori della base di U. Mi chiedo, ma allora, se è perpendicolare a tutti i vettori della base di U, per caso sarà anche perpendicolare a tutti gli altri vettori di U? Beh, certamente sì, perché che cosa succede? Che un qualunque vettore di U sicuramente si può scrivere come combinazione lineare dei vettori di base. La proprietà della base dice che ogni vettore di un sottospazio vettoriale si scrive in modo unico come combinazione lineare dei vettori di una base di quel sottospazio. Quindi il vettore U si può scrivere nella forma lambda 1 U con 1 più lambda 2 U con 2 e così via fino a lambda R U con R, proprio perché questi vettori formano una base di U. A questo punto io voglio sapere se il vettore V è perpendicolare al vettore U, allora provo a fare il prodotto scalare, V scalare U, e questo diventa V che moltiplica lambda 1 U1 più lambda 2 U2 più e così via fino a lambda R UR, ma sviluppando questo prodotto trovo lambda 1 per V scalare U1 più lambda 2 per V scalare U2 e così via fino a lambda R per V scalare UR. Ma dicevo, il vettore V, per ipotesi, era perpendicolare a tutti i vettori di base e quindi tutti questi prodotti scalari fanno 0 e allora trovo lambda 1 per 0 più lambda 2 per 0, eccetera, e quindi trovo 0. In altre parole, che cosa succede? Succede che un vettore V è perpendicolare a tutti i vettori di U, quindi appartiene al sottospazio U ortogonale, se e solo se è perpendicolare ai vettori di una base. E quindi capite, se voi dovete controllare se un certo vettore appartiene all'ortogonale di un certo sottospazio vettoriale, vi basta andare a vedere se questo vettore è perpendicolare ai vettori di una base. Se questo è vero, allora sarà naturalmente perpendicolare anche a ogni altro vettore di U, proprio perché, come abbiamo visto, ogni altro vettore di U si scrive come combinazione lineare dei vettori di base. E quindi abbiamo ottenuto questa conclusione, che il vettore U appartiene al sottospazio U ortogonale se e solo se U è perpendicolare ai vettori di una base B.